Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video siamo stati catturati dal dottor Manelgar dentro al vulcano Dovan nella sua base e Naviro ci ha liberato andando in Beast Mode diventando o Super Saiyan o Zeraora, una delle due, decidete voi. E poi siamo caduti nello scarico dove forse scarta tutte quante le sue invenzioni o i suoi scarti delle invenzioni e proseguiamo da qui. Stai bene? Credo di aver usato una delle mie nuove vite. Dove ci troviamo adesso? C'è un odore strano. Questa è la discarica del dottore. Quel Manelgar pensa di buttarci come immondizia. Gliela farò vedere io. Io? Non lasciare che ti provochi. Ma amico, cos'era quella trasformazione grandiosa? Grandiosa? Non avete paura di me? No, è stato fortissimo, proprio da brividi, non è vero, Ryder? Nessuno mi aveva mai detto così sinora. Tutti hanno sempre avuto paura perché non sono come gli altri Felin. Ecco perché ho tenuto nascosto così a lungo questo potere. Scusa se non te ne ho parlato prima. Ok, è ora di trovare l'uscita. Possiamo anche trovare qualcosa da mangiare mentre ci siamo, ho fame. Sì ragazzi, laboratorio di Manelgar. Quindi questa è la discarica di Manelgar. E sopra c'è il suo laboratorio, immagino. Se troviamo una gattovana magari prima, in modo da salvare. Anche se non credo che ci siano gattovane qui sotto. Ma comunque, non si sa mai. Ah, riconoscere quelle vibrisse ovunque. Numero 5, sei proprio tu. Evviva! Bentornato! Numero 5, tu chi sei? Di cosa stai parlando? Come, ti sei scordato di me? Sono numero 6. O puoi chiamarmi Batuffolo. Sono uno dei numeri, proprio come te, 5. Sei come mio fratellone. I numeri? Esatto! Ci siamo chiamati come i numeri dei nostri esperimenti. Il dottor Manelgar ci ha modificato nel suo laboratorio. Ci ha dato strani poteri. Esperimenti, hai detto? È colpa di Manelgar se sono così. I miei sbadigli addormentano chiunque, vuoi vedere? Si è addormentato, che capacità inutile! Oh, buongiorno. Oh, già, non ci ho mai davvero preso la mano. Ecco perché mi hanno gettato qua giù. Manelgar dice che non servo a niente. Che colpo basso, persino per lui. Come ha potuto farci questo? Batuffolo, gli altri numeri sono ancora in giro? Certo, siamo tantissimi. Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Si trovano tutti qui. L'uscita è più avanti, ma dobbiamo andarcene tutti insieme. Ok, socio, troviamo quei numeri mancanti. Hai incontrato il numero 6 nella discarica sotterranea. Ci sono anche i numeri 1, 2, 3, 4 e a quanto pare Naviro è il numero 5. Grazie al potere dei numeri potresti riuscire a sconfiggere il dottor Manelgar. Raggiungi gli altri numeri. Bene, però... vediamo un po' cosa ci aspetta ora più avanti. Bello però, è bello illuminato. Ma questa galleria così lunga, chi l'ha scavata? Se il dottor Manelgar basta che preme una corda e fa cadere tutto in un buco. In una fossa. Come siete arrivati qui? Maledizione, non vi permetterò di fare il mio lavoro. Vieni, Denton! Ehi, tornate qui! Pulsanti. Immagino dobbiamo spingere nell'ordine giusto o qualcosa di simile. Ci servirà aiuto stavolta. Andiamo a cercare i numeri. Ma ragazzi, allora, praticamente noi siamo venuti da qui, no? Ma possiamo già esplorare? Oh cielo! Aspetta, io
Dovevo risolvere un puzzle, se non sbaglio, ma c'è un mostro 2.0. E combattiamo così! Ma io ho appena iniziato, scusami! Oh cavoli, un Uroctor! Uroctor? Mamma mia, ragazzi. Allora, scelgo potenza, ma lui fa soffio paralizzante, quindi è un tipo tecnico, mi sa. Ovviamente paralizza. È un tipo tecnico, sembra, sì. Vai. Chissà quanto sono potenti sti mostri. È abbastanza forte, sì. Fa abbastanza danni. Non è piacevole. Wow, per il rotto della cuffia. Ah, era una missione questa? Dovevo sconfiggere un mostro. Si potrà passare di qua? Sì. Ah, perché devo trovare gli altri Felin, quindi trovare... Quindi questo era... da sconfiggere questo mostro era una missione per trovare i Felin? Ok. Allora, no. Aspetta, allora, devo trovare i Felin per andare avanti e questo va bene. Però, dato che posso curarmi senza problemi, vado alla Gattovana, se la trovo, e vado nell'insediamento dove ci sono altri Felin che mi curano gratis. Credo che ci siano più stanze da esplorare. Questo è il laboratorio delle pietre legame. Abbiamo già battuto il mostro che si nascondeva qui e siamo pronti ad andare a salvare... questo forse è un... Vabbè, questo qui è il Felin più importante, certo. Questi qua sono i loro... sottoposti. Giorno dopo giorno faccio solo pietre delle gambe false. Vorrei scappare. Voglio solo tornare a casa e riposare le zampe raggomitolato su un bel letto. Anche voi siete stati portati qui dal dottore? Mi avete sorpreso. Come siete arrivati qui? L'entrata del laboratorio è aperta. Finalmente posso uscire. Ne ho abbastanza di questo posto. Il dottore. Come oso obbligare i Felin a falsificare le pietre del legame? Grazie, non lo dimenticherò mai. Ok. Oh cielo. Maner. 5. Era ora, dolcezza. Non si fa aspettare una signora. Oh, scusa, devi essere uno dei numeri, giusto? Questo è ovvio, tesoruccio. Il mio fascino infiamma i cuori. Sono numero 3. Fifi, la bellezza travolgente. Ora che sei tornato possiamo finalmente seguire il tuo grande piano? Io me la sveglio, dolcezza. Farò sapere ai Felin prigionieri cosa fare. Ci rivediamo quando avrai trovato gli altri. Ciao ciao per ora, tesoruccio. Aspetta un attimo. Niente da fare, se n'è andata. Il laboratorio di Manelgar, eh? Sembra che abbia costruito qui le pietre false. Setacciamo il posto cercando qualcosa di utile. Niente, supera una bella rovistata. Già, oppure qualcosa di gustoso. Va bene. Cerca in tutti gli angoli, ma lo faccio giusto perché ve lo chiedi tu di farlo. Ricordati di spegnere la luce, che perché... Hai paura che consumiamo la corrente? Prendo il prodotto pietre delle gambe e bevande energetiche. Ah, ma beh. Ti pare che uno come il dottor Manelgar non tiene un tesoro qui? Questa cos'è? C'è della carta qui. Guarda, c'è scritto qualcosa. Caro dottor Manelgar, ho nascosto la chiave del laboratorio sotto il teschio. Sotto il teschio? Quei Felin impertinenti non la troveranno mai questa volta. Sono troppo forte. Con amore, Denton terzo. O abbracci XXX, non lo so. Baci forse X. Mia, che robaccia. Insomma, dov'è questo teschio? Non lo so, però se questo è quello che dovevo fare, solo leggere. Ok. Allora, sotto il teschio. Questo è il teschio. Qui mi dice. Ok. Stanza dei campioni. Già.
Oh, guarda quanta robina qui che c'è. Nice. Ah, forse è questo il teschio. Beh, è un teschio bello grande. Nya, ma questi sono ossa giganti di mostro. Guarda quante altre uova di esemplari ci sono. Guarda qua, stanno giocando con le vite dei mostri. Sì. Ma queste sono pietre, no? Pietre. Ok, cristalli del drago. Wow. Ma questi sono cristalli veri. Questa è roba gigantesca. Sembra un minerale del legame. Ma probabilmente Mandelgar non è che costruisce pietre del legame falso. È che non le sa usare, non le purifica. Quindi le pietre del legame non sono del tutto fasulle, visto che usa delle pietre giganti per farle, no? L'hai sentito anche tu? Sì, ho raccolto la chiave probabilmente. E ora arriva un mostro. Ah, si è attivato. Bene. Ma stava lì fermo dentro una... Vabbè, lasciamo perdere. Quello non è un fantaccio, è uno dei mostri 2.0 del dottore. E io sono pronto ad affrontarlo. No, con lui ci vuole la velocità. Secondo me ci vuole la velocità, dai. Sono fiducioso. Ok, non mi ha ustionato per fortuna. Ho un po' di difesa. Buono, buono. Si sta caricando. È scarico? Metti a caricare le batterie la sera quando vai a dormire. Ce l'ha con me allora. Mosti, fai sentire come una palla di fuoco vera. Io mi curo. Buono, vai. Palla di fuoco brutale. E attacca me. Ce l'ha con me. Fa solo attacchi così? Il problema è che non possiamo aumentare più di tanto la carica della pietra del legame, perché io mi devo ricaricare. Tu fai quello che devi fare, ma osti. Andiamo avanti così. Finalmente, almeno un po' si sblocca la situa. E facciamo un danno maggiore. E quando è carico il legame, eccolo qua che finisce. Collare arrugginito, bello, proprio un oggetto che mi servirà sicuramente. Ehi voi laggiù! Oddio, c'era qualcuno dello scotto tra le ossa. Meno male che ho mantenuto la calma. Immagina che bella figura. Figo lui! Wow, 5, sei proprio tu! Cosa scorgo innanzi a me? Sei tornato infine! Ah, quale eternità è passata! Ne tocchi saresti? Non dirmi che ci hai dimenticati! Siamo numero uno, amico, una famiglia! Io sono numero uno, il caldo leader del cuore focoso. Chiamami Fiammiao. Sono numero due, il mio soffio gelido e fresco come rugiada. Gelagatto, piacere. Quindi mani il garzotto anche voi altri come capi, eh? E tu sei l'unico che sia mai fuggito da questo luogo, amico, sei un grande! Però, amico, hai promesso che saresti tornato per liberarci tutti. La parola di un gentil gatto è un pegno, che si è aggiunto il dì della lieta libertà. Io ho promesso, ma non riesco a ricordare. Amico, ma dici sul serio? Quieto ora. La pazienza è l'essenza della delicatezza, mio brusco compagno. Peraltro, se il dottore ci smaschera, a nulla varranno le nostre macchinazioni. Immagino tu abbia ragione, stavolta. 5, tu vai a trovare gli altri numeri. Una volta riuniti potremo usare il nostro piano di fuga. Yuppie! Piano di fuga? Ah, sì, il piano per tirarci fuori da questo posto. Ricorda! Andiamo, 5, era tua idea. Non dirmi che te lo sei scordato. Ah. Beh, ecco, in realtà... Non v'è dubbio, il tempo vola per ogni gatto. 5, per favore, consulta gli altri. Fiammiao e io cureremo i preparativi. Giusto. Forse sgattaglieremo via. Anche tu, ciccio. Scaricate le batterie delle cuffie wireless. Ok. Vediamo un po' di capire dove usare questa chiave. Tanto ce lo dice il gioco. Io non è che mi faccio problemi. A questo punto, X mi dice di andare... Per di qua. Andiamo. Ma queste stanze non sono chiuse, cioè non ha paura che qualcuno arrivi e liberi tutti, tipo? Celle. Salve, raga. La chiave entra magnificamente. Grazie per avermi liberato, mi avete veramente salvato. Fossi rimasto qui più a lungo, tremo solo pensiero.
Ah, giusto, l'altro Farin è venuto con me nella stanza qui dietro. Per favore, apri la porta e aiuta il mio amico. Bene, forza amico, continua a spingere. Ah, guarda, non sembra per niente un'arena. Ah, ci picchia. Come sto messo? A salute sto messo male. Perfetto, andiamo. Ehi, tutto bene? Ma è il Barry, o so sbar... Ah, Barrot, non Barry, vabbè. Ma l'abbiamo già sconfitto una volta, giusto? Sta riflettendo. È veloce. Va bene. Non c'è problema. Non c'è problema alcuno. Vai, grande. Facciamo tecnica allora. Se lui fa velocità e faccio tecnica. E il bagno del... no. Mosti, dimmi che ha fatto... Ah, è potenza anche lui. Ma quindi che fa velocità o potenza? Lui fa potenza allora. Vabbè, ci siamo capiti allora, eh. Velocità. Coffi dilagante infuocato, quello che è. Dilag penso sia dilagante. Ok, sta riflettendo, buono. Rifletti ancora un po' che ti passa la paura. E livello 1, velocità ancora una volta. Aia. Niente, calcolatore, e vabbè. Attacco ancora, bagno di fave. Ok, ora faccio, ora scendo perché sennò... No, no, ok, ci siamo, perfetto, vai. Livello 2 almeno di legame. E abilità legame. Wow, veloce, eh. Vai Rata, fammi vedere quello che sai fare. Quanto gli facciamo? Bomba! Rata, curati, va. È fatta, dai. Ragazzi, quanti danni gli ho fatto fino ad ora? Quanti punti salute potrà mai avere un boss? Dai. Tanti, ne ha tanti, ne ha. Rata, non devi schivare, devi attaccare. Wow. Wow, 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 recupera forza perché se no... Aia. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, amico mio, è fatta, tranquillo. Turno dopo, al turno dopo. Mega pozione perché se no... Non ti carichi più. Ora possiamo andare. Vai, anche livello 1 penso che basti, eh. Sì, anche livello 1 basta. Gli ha fatto anche di più di prima, quindi. Ragazzi, ma... Quanti punti vita gli ho tolto fino ad ora? Cioè, scusatemi. È per capire. È solo per capire. Avevi 14,9% di probabilità di salvarmi. Sono il numero 4. Ho 4 occhi. Carino. Ho evitato per poco ad essere usato come nutrimento per mostri. Sono in sincero debito di gratitudine. Ma che ti parli di ingranaggi e altro? Non è necessario. Mi sento ancora in colpa per avervi dimenticati. 5. Soffri per caso di amnesia acuta? Anche se fosse le probabilità che io accetti una scusa del genere sono dello 0,000037%. Ma occupiamoci dell'immediato. L'ascensore richiede un codice segreto. È 5656. Puoi ricordarlo come 3 aperta parentesi 15 per 3 per 40 più 256 se preferisci. I miei calcoli sono sempre esatti. E ho anche visto il dottor Madrig a riserirlo. Gli esperimenti del dottore hanno migliorato notevolmente la mia vista. Scusatemi mentre calcolo una buona strategia di fuga. Affiderò a voi il resto. Oh mio Dio, non farò mai più questa voce. Oh, che fatica.
Perché poi non ho sotto il diaframma ma la gola, e quindi... Mamma mia che fatica. Ah, fa male davvero. Ok, ci siamo quindi, abbiamo liberato tutti quanti i Felin. Il codice è il 565. Ci siamo tutti, giusto? 5. Per il nostro piano di fuga super epico, tu sei la chiave. Me! Non ci credo. Ti sei dimenticato del piano e di noi. No, scusa. Calma, dolcezza. Numero 5 dimenticherebbe mai i suoi cari vecchi amici? Ci sarà una ragione. Lei ha la triforza tatuata sul pelo. In realtà è un simbolo religioso, ma... Tant'è. E la ragione è... Ricordate, gattini, ci siamo sempre sostenuti a vicenda. Abbiamo sempre sognato di uscire da qui, giusto? Continuiamo a credere nei nostri sogni e insieme potremo fare qualsiasi cosa. Queste sono state le tue parole, 5. Già, è stato un discorso fantastico. Ci sono! Se vedesse il dispositivo gli stimolerebbe la memoria! Giusto, mostriamogli il dispositivo. Di che dispositivo stai parlando? È questa bellezza! Ingorioso caro Rat, eri stato tu, 5, a proporre la progettazione del congegno. Con questa possiamo far saltare l'aria questo posto. Abbiamo provato ad andare noi, ma non è servito a niente, caro. Il carro Rat. Energia! Per funzionare gli serve energia! Indubbiamente, ahimè. Il piano è fallibile, ma ciò che ci serve è il tuo... Ho capito. Mi ricordo! Sono scappato e poi sono finito nell'oceano. Forse è così che ho perso la mia memoria. Ricordo tutto, ricordo ognuno di voi! E vai, Davino! Mi chiedo scusa, ragazzi. Ne è passato di tempo, eh? Sei tornato, 5, sì! Manteniamo questa struttura nefasta! Un mio momento! Prima devo affrontare il dottor Manelgar. Vieni con me, Sacio? Ci puoi scommettere. Bene, bene, bene. Amici miei, c'è del lavoro da sbrigare. Finalmente Namiro ha recuperato la memoria. Prima di scappare a bordo del carro Rat, devi affrontare il dottor Manelgar. Dovrebbe trovarsi nella camera magmatica in fondo al laboratorio. Amico mio, ma lo faremo magari nel prossimo episodio. A proposito, qui non ci siamo sta... Ah sì, la stanza di controllo. Ok, niente. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per i miei social. E ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!